Nuovo appuntamento con le nostre pillole di storia, siamo sempre in compagnia del dottor Berti che ci accompagnerà in questo viaggio alla scoperta delle curiosità della giostra del Saracino. La settimana scorsa vi avevamo lasciato con i costumi dei Valletti, questa settimana torniamo appunto sui costumi dei Valletti con uno in particolar modo, quello dove è recato lo stemma del Rione Saione. Sì, esattamente. Dei 7 costumi che vennero realizzati, uno recava lo stemma del Rione di Saione. Evidentemente non si era ancora deciso di dare ai rioni e poi quartieri della giostra del Saracino una denominazione medievale. Ecco, tra l'altro nel frattempo il nostro Piero sta proprio facendo una immagine di questo stemma molto particolare. Questo stemma, come quello di tutti gli altri rioni, è stato disegnato alla fine degli anni 20 del Novecento, così come dicevo gli stemmi degli altri rioni e degli altri quartieri, quindi i quartieri attuali, gli stemmi attuali che vengono utilizzati non sono stemmi medievali, furono disegnati dal dottor Ascanio Aretini, che era un medico, che era segretario della brigata degli amici dei monumenti, che evidentemente aveva una mano felice e che disegnò tutti gli stemmi dei quartieri. Questi costumi fecero la loro prima comparsa in pubblico il 1 ottobre del 1930, in occasione dell'inaugurazione della giornata petrarchesca, quasi un anno prima della giostra del Saracino. I rioni erano ancora le aggregazioni spontanee esistenti nel territorio cittadino e una di queste, peraltro nuova perché era un quartiere che si andava formando, era quella di Saione, che aveva avuto una sorta di aggregazione perché era nato un comitato, mi sembra verso il 1925-1926, per realizzare la nuova chiesa parrocchiale di questo rione, che è la chiesa di Saione, ancora oggi esistente. Lo stemma, una daga romana con i colori bianco, rosso e verde, si richiama ai motivi nazionali e nazionalistici in quel momento imperanti. Ecco, ricordiamo tra l'altro che il Rione Saione partecipò alla prima edizione della giostra del 1931, ebbe vita solo in quell'anno, così come il Rione di Portaburgi. Esattamente, esattamente. Allora si volevano fare 6 sestieri, si ebbero 5 rioni e l'anno successivo si passò ai 4 quartieri che sono ancora oggi protagonisti della giostra del Saracino. E la prossima settimana parleremo del Rione di Portaburgi. Quindi Portaburgi ne sentiremo parlare la prossima settimana dal professor Luca Berti. No, allora abbiamo ancora qualche minuto, quindi approfittiamo della presenza di Enrico Giusti qui in studio. Voi avete preparato il Saracino nella solita tranquillità che degli ultimi anni, visto che non ci sono state grosse cose, almeno dal punto di vista tecnico, perché ho avuto un cambio dirigenziale, che aria si respira? Insomma, vi ha intaccato questo cambio al vertice? Anche se Ciarpaglini sono anni che c'è. Non ci ha intaccato, anche perché non dovrebbe mai intaccare l'ambiente dei giostatori queste cose qui. È chiaro che dispiace per un rettore come Giancarlo, che comunque ha smesso, dispiace perché comunque ha dato tantissimo al quartiere, però non sta a noi decidere né fare commenti. Noi diciamo che continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto, abbiamo 2 scuderie separate e poi nei periodi vicini, quindi a breve, ci riuniamo in una scuderia sola e proseguiamo l'allenamento insieme. Il cavallo è quello dell'anno scorso? Il cavallo è quello dell'anno scorso, sia il cavallo titolare che il cavallo di riserva. E per ora va tutto bene, incrociamo le dita perché nel mondo dei cavalli veramente è tutto molto molto precario, però per ora diciamo che ci stiamo. La Rai ti ha un po' sottovalutato ultimamente come attore, ti ha tagliato diverse parti. No, sì, infatti ora gli faccio causa. No, diciamo che non ti hanno interpellato. È stata una parentesi bella e un bellissimo ricordo. E la replica poi c'è stata. Sì, c'è stata una replica. Rimarrà sempre con me questo ricordo perché io penso che non farò mai più niente di così importante. Ma se mai dire mai, mai dire mai, comunque insomma, ecco, io se posso dire di averlo fatto. Sindoni ha bisogno di Enrico Giusti. Magari, per mi chiama, un'altra mi dice cosa. Senti, io volevo chiedere Enrico, visto che abbiamo parlato di giostratori, in questi ultimi anni Porta del Foro si è resa protagonista di
portare in piazza anche volti nuovi. L'anno scorso c'è stato Giacomo Gorini, c'è stato Maurizio Frulio, c'è stato Stefano Mammuccini, per cui è sicuramente un segnale molto importante, tenuto conto poi che non ci sono tantissimi ragazzi che vogliono iniziare questa, sì, tra virgolette, attività di giocatore. Diciamo che noi lavoriamo in sordina, siamo un quartiere abbastanza, perlomeno in queste cose, molto silenzioso. Noi, ripeto, non abbiamo il campo prova ufficiale, quindi molto spesso il lavoro rimane nell'ombra, anche perché comunque avere un campo prova ufficiale porta a delle fughe di notizie, ma è normale. Però potrebbe anche aiutare, no? Potrebbe aiutare, non lo so, io ho una mia opinione sul campo prova, non sono favorevole al 100%, perché secondo me i campi prova vanno gestiti, penso come vengono gestiti, perché non lo so come vengono gestiti da altre parti, però con una certa attenzione, perché comunque spesso ci possono essere dei problemi con i cavalli, ci possono essere dei cavalli in prova che magari hanno dei comportamenti sbagliati, no? Magari al bersaglio. Avere un gruppo di giovani che vengono tutti i giorni e magari tornano al quartiere e si lamentano, cosa, può essere una cosa controproducente. Se invece il campo prova è gestito in maniera tecnica, intelligente, quindi con gli addetti, allora ha un senso. Però ecco, io ancora ho paura, perlomeno è una mia opinione, ai campi prova, perché può avere l'effetto collaterale, nel senso, io vengo al campo prova pretendo di vedere il giocatore tirare. Se io una sera preferisco andare in campagna perché il cavallo magari mi si rilassa un po', magari quelle 10 persone che sono lì possono prendere di malo. Ecco, perché la cosa che lo contraddistingue è il fatto che è pubblico, quindi chiunque può venire. No, ma sì, pubblico, io penso che comunque ogni quartiere gestisca l'accesso ai campi prova in maniera, certo, in maniera mirata. Però comunque sì, ecco, io a casa mia mi ritengo fortunato perché faccio quello che spero sia più giusto per il cavallo, perché comunque è lui che ci porta al bersaglio. Io non sarei niente senza il mio cavallo, no? E penso molti di noi. Quindi è importante mantenere, secondo me, un ambiente sereno intorno ai campi prova. Tu lo sapevi che la prima volta che sono salito a cavallo è stato uno dei suoi? La cosa è incredibile, proprio, sì, per è ribellissimo, se me lo ricordo. Lasciamo perdere, perché veramente è stato promosso da fante del comune a cavaliere di casata. Va bene, e con questa perla ci vediamo fra poco.